Ciao a tutti, io sono Mirko e dal 2018 ho aperto un canale YouTube in cui si parla di fumetti, giochi di ruolo e altre cose a tema nerd. Con il video di oggi voglio porre una domanda agli iscritti e anche a chi non lo è, prendendo spunto da una discussione che è nata su il gruppo Facebook Io Gioco di Ruolo, in cui si lamentavano alcuni iscritti a quella pagina, si lamentavano della qualità dei video, dei content creator a tema GDR italiani. Più o meno era questo il senso. Poi tanto andatevi a riguardare la discussione, perché la discussione c'è ancora. Questa discussione non è mai degenerata in litigate selvagge, però mi hanno lasciato un po' interdetto. Allora, io a questo punto voglio fare una semplice domanda a voi che siete iscritti al canale, a voi che siete abbonati al canale e a voi che ancora non siete né l'uno né l'altro. La domanda è semplice. Cosa vi aspettate dai content creator a tema GDR su YouTube Italia? È una domanda importante perché serve a capire come noi, io parlo per me, però insomma, come io posso cambiare, migliorare i video del canale. È una cosa a cui tengo particolarmente perché, allora, partiamo dal presupposto che ci sono due tipi di content creator. I primi sono gli influencer e i secondi sono gli opinion leader. A me qualcuno ha detto che io faccio parte della seconda schiera. Non lo so. Io mi sono sempre reputato un semplice artigiano, però qualcuno tra Play 2023 e anche recentemente sui commenti che mi arrivano su Messenger dicono che io potrei essere un opinion leader. Questo non lo so. Però insomma, non è questo l'argomento. L'argomento è come io posso migliorare i video, migliorare i contenuti per fare in modo che voi possiate usufruire del servizio, per poter usufruire dei contenuti. Allora, ho letto che secondo alcuni non vengono fatte recensioni negative perché si spera di entrare a far parte di qualche casa editrice, di avere qualche manuale gratuito, di avere non so cos'altro. Io vi posso dire che per quello che mi riguarda ho avuto alcuni due di picche da diverse, sia case editrici, da diverse altre aziende a cui ho chiesto collaborazione. Non mi vergogno a dirlo, perché mi hanno detto che il canale è piccolo, che genero poco traffico, eccetera eccetera. Quindi ho avuto esattamente questo, due di picche da diverse aziende, da diversi brand a cui avevo chiesto la collaborazione. Ok. Ci sono però altre realtà che, conoscendo il canale, conoscendo l'argomento, conoscendo il lavoro che viene fatto, hanno accettato di collaborare. Quindi cosa è successo? Che io mi sono sentito in dovere di avvertire gli iscritti
sia nell'info box che quando parlo, che il video è fatto con la collaborazione di X casa editrice o di Y casa editrice. Magari non dico esattamente così, ma dico sempre ringrazio per aver accettato la collaborazione, ringrazio per aver rinnovato la collaborazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però è anche vero che non ho mai risparmiato qualche stilettata, qualche mia perplessità sui giochi di cui ho parlato, senza stare a dire questo più questo più quest'altro. Quindi, insomma, è una domanda che io faccio a voi, che io faccio ai miei colleghi content creator, che faccio agli iscritti, agli abbonati, a chi non è iscritto e chi non è abbonato, perché voi che guardate il mio video in questo momento, avete una grossissima forza, che sono i commenti. Scrivere nei commenti: guarda, non sono d'accordo sul video, guarda, secondo me potevi aver detto quest'altro, guarda, secondo me potevi aver fatto quest'altra affermazione, per noi è fondamentale, perché permette di tarare il tiro sui video successivi, permette a noi di migliorare. Ma se voi per primi non fate questo, quindi se voi per primi non ci dite che il gioco di cui abbiamo parlato con toni entusiasti è una cagata pazzesca, oppure a voi non è piaciuto per questo motivo, noi non possiamo sapere se il nostro lavoro è corretto, sia corretto o meno. E quindi create una situazione che gli inglesi chiamerebbero un misunderstanding, cioè noi crediamo di aver fatto bene, ma in realtà non è così. In realtà creiamo un disservizio, creiamo una situazione sbagliata. E quindi, per come io intendo il canale in cui io devo portare la mia opinione, ma devo anche dirvi: guarda, secondo me questo funziona così, questo non è adatto per questo, voi ce lo dovete dire. Voi avete il grande potere dei commenti. Se poi dopo c'è qualche content creator o qualche collega o qualche youtuber che censura i commenti, quello è un altro paio di maniche e io non sono certo a parlare di quello. Però voi avete questo potere qui, avete il potere di dire: guarda, a me questo video non è piaciuto, per me potevi fare in quest'altra maniera, per me potevi dire questo. E fatelo, fatelo. Se qualcosa che noi diciamo non vi dovesse piacere, ditelo, scrivetelo. Potete ricondividere il video con gli altri e dire: guardate, questo content creator ha detto questo, ma voi che ne pensate? Perché così voi innescate un circolo vizioso, un circolo virtuoso in cui le notizie, le informazioni, le opinioni circolano e potete aiutare me, nel mio piccolo, e gli altri content creator, gli altri influencer. Questo è quello che voi dovete fare. Questo è quello che voi dovete fare. Non dovete criticare: ah, parlano solo dei giochi belli, parlano solo di tutti i giochi in tono entusiasti perché sperano di poter avere accesso a copie gratuite piuttosto che a qualcos'altro. Questo a voi non deve interessare, perché se questo diventa un lavoro, è giusto che il lavoro venga retribuito, perché altrimenti è schiavismo. Quindi è giusto che il lavoro venga retribuito. Se viene retribuito con un manuale piuttosto che con qualcos'altro, a voi non deve interessare. Voi dovete avere la capacità, il giudizio critico, la capacità critica di dire: ah, ha detto questo, ma molto probabilmente l'ha detto perché gli è stato dato il manuale, perché io non la vedo così. E scrivetelo nei commenti.
perché solo così aiutate la community del gioco di ruolo a crescere, ad uscire dal discorso dell'improvvisazione, del raffazzonato, e magari ci potete aiutare ad arrivare a un livello superiore di contenuti, per migliorare i contenuti. Questo voi lo dovete fare. Ora che è estate, che siete sotto l'ombrellone, che siete in montagna, che siete dove volete, potete aiutarci perché avete più tempo. Guardatevi qualche altro video e commentateli, non spaventatevi, non vi dovete spaventare di dire che il video è fatto male o hai detto una sciocchezza. Ma anche mettere il dislike è importante, cavolo. YouTube ha fatto una politica, io sono contro, di aver ridotto il dislike in uno spazzettino, ma quel dislike è importante, perché ci dite: a me questo video non è piaciuto. Fatelo, non vi spaventate, ok? Se il video che vi ho proposto e gli altri video sul canale dovessero essere il vostro gradimento, potete prendere in considerazione l'idea di iscrivervi, condividere e commentare. A un 3 euro al mese potete far crescere il canale e riceverete le spille del canale grandi, perché a noi piacciono le cose grandi, ok? Ciao e alla prossima!